Una volta quanto tenete a questa manifestazione? Assolutamente sì, per noi ogni coppa e ogni competizione è importante allo stesso modo. Quest'anno abbiamo avuto modo già di vincere una coppa e portarla a Firenze, di dare una gioia alla nostra società. E noi crediamo e speriamo di vincere tutto noi quest'anno, quindi non c'è un obiettivo particolare se non la Coppa Italia ora e il campionato. Quanto ti senti cresciuto rispetto anche ad un anno fa, sia con Aquilani in primavera allenandoti tutti i giorni, sia ovviamente quando sali in prima squadra con Italiano, che comunque è un allenatore nuovo anche per te? Beh, diciamo che ogni anno si fa sempre uno step in più e sono contento di questo. Ovviamente stando con due grandi allenatori come mister Aquilani e mister Italiano c'è da prendere un po' come una spugna, c'è da prendere qualcosa da tutti e due e cercare sempre di migliorare qualcosa per un giorno arrivare a giocare ai top livelli. Prossima partita in semifinale la Roma ci sarà, cosa ne pensi? È una squadra forte come lo siamo noi, affronteremo come una partita come le altre, come abbiamo affrontato oggi la SPAL, non ci interessa la classifica perché qua sono tutte sfide secche, quindi puoi perdere e vincere con chiunque, quindi siamo tranquilli, ora abbiamo il Sassuolo e pensiamo al campionato. Alessandro, tu nasci come un incursore nel centrocampo e ti stai adattando a un ruolo di regista. Questa sua trasformazione, come l'hai vissuta? Diciamo che, allora, in realtà prima ancora di fare la mezzala io facevo il regista. Poi per le mie caratteristiche mi hanno spostato un po' più avanti, però diciamo che a centrocampo se tocco tanti palloni va bene qualsiasi ruolo. A proposito di regista, a proposito del fatto che qui spesso si alleni anche con la prima squadra, ecco, quanto c'è da imparare da Torreira? Tantissimo. È un giocatore che se ha giocato in questi grandi club come Arsenal e Atletico Madrid, un motivo c'è. E ora sta dimostrando qua a Firenze che è un top e c'è solo che da imparare un giocatore così. E io ritorno un po' alla domanda di prima. Aquilani, grandissimo centrocampista, Italiano è stato anche lui centrocampista di Serie A, avevano caratteristiche diverse da loro e diverse anche dalle tue. Ti consigliano qualcosa nello specifico, ovviamente segreti del ruolo, oppure fino a questo momento, ecco, diciamo che la lezione più generale, ecco, non individuale, mettiamola così? No, sono molto rigorosi da questo punto di vista. Avendo fatto anche loro questo ruolo, cercano sempre anche in maniera, anche singolarmente, di dirti qualcosa su cui andare a migliorare, quello assolutamente sì, anzi, anche tanto sono contento che me lo dicano perché, ripeto, ho 19 anni, se non imparo da due che hanno fatto carriera a top livelli, non so da chi imparare. Grazie a voi, crepi. Grazie. Ciao Alessandro. Grazie.